In quest'altro video abbiamo un esperimento condotto all'interno di questa pedana ottagonale che può ruotare rispetto alla base. Qui la telecamera posta sopra il disco ottagonale, la piattaforma ottagonale, stavolta a differenza dei video precedenti è fissata alla piattaforma. Quindi la telecamera ci dà il punto di vista interno del sistema rotante e non il punto di vista esterno. Quindi la telecamera ci dà il punto di vista del sistema non inerziale. Il fatto che questa piattaforma ruoti in senso antiorario rispetto alla base lo possiamo capire dal fatto che vedremo tra poco la base ruotare in senso orario, la base sotto, proprio perché questo è il punto di vista del sistema rotante. Quindi noi non vedremo ruotare la piattaforma, vedremo ruotare la base in senso orario, dal che deduciamo che è la piattaforma che ruota in senso antiorario rispetto alla base. Ma noi sappiamo che se il sistema ruota in senso antiorario rispetto a quello inerziale che sta sotto, cioè la base, allora una pallina che viene lanciata da qua non proseguirà in linea retta, ma subirà una deviazione verso destra. È quello che succede nell'emisfero nord della Terra, sulla superficie terrestre. In quanto la superficie terrestre, come questa piattaforma ottagonale, ruota in senso antiorario rispetto alla base, e quindi gli oggetti non vanno dritti ma curvano a destra. Mandiamo l'animazione e vediamo. Ora la rimandiamo. Fate caso alla pedana che non ruota la piattaforma e invece ruota la base in senso orario. E fate caso alla pallina che segue questa traiettoria incurvata a destra. La cosa contraria accade quando la piattaforma ruota in senso orario rispetto alla base, comportandosi come l'emisfero sud della Terra visto dal polo sud. Di nuovo noi non vedremo la piattaforma ruotare perché la telecamera è fissata alla piattaforma, vedremo invece la base stavolta ruotare in senso antiorario, la base sotto, il che significa che la piattaforma sta ruotando in senso orario rispetto alla base, rispetto alla stanza. Sappiamo anche che, come accade all'emisfero sud terrestre, la pallina non andrà in linea retta ma curverà verso sinistra. Adesso manderò l'animazione virtuale, cioè il video, e fate caso a queste due cose, cioè che la piattaforma non ruota perché stiamo guardando da dentro la piattaforma, ma ruota la base sotto in senso antiorario e la pallina curva a sinistra. Rivediamo.